Vai. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 25 agosto del 2017, siamo a Rivabella, una frazione di Gallipoli, provincia di Lecce, e sto per farvi ascoltare una testimonianza incredibile di un uomo che è stato il re delle discoteche, posso definirti così, dalla fine degli anni 80 fino agli anni 90, sesso, droga e rock and roll era un must della sua vita, fatta di trasgressione, fatta di tutto quello che era una vita assurda e lontana da Dio. E poi un giorno Dio è arrivato nella sua vita, ha fatto qualcosa di straordinario, ha cambiato il suo cuore, si è sposato, ha una famiglia meravigliosa, ed ecco a voi Matteo. Matteo. Ciao, vabbè, mi conoscono in tanti in Italia, Matteo Sorbellini, sono stato front maker dei locali più importanti italiani dal fine degli anni 80 a tutti gli anni 90, e vocalist, personaggio della notte, della moda e soprattutto chi sono oggi. Sono un uomo nelle mani di Dio, chi ero prima ero un giocattolo nelle mani del diavolo. E il diavolo mi aveva dato tanto, il successo, il comando, il potere, la fama, e pensavo che fosse divertimento e mi aveva portato alle stelle. Poi inneggiavo al sesso, alla droga, al rock and roll, e le mie frasi per i fans erano: è il bello di essere ricco e famoso, viziato e vizioso, bello e dannato per l'eternità. Oggi, per la cronaca, sì, quali erano le discoteche? Le discoteche, ero front maker del Cocorico di Riccione, e le Plaisir, il Mazzon di Brescia, poi Milano, Firenze, Napoli. Era un personaggio molto gettonato, guadagnavo molti soldi, guadagnavo a 20 anni, nell'89 guadagnavo 20 milioni al mese, considerate che un primario, un avvocato ne guadagnava 6, quindi ero un ragazzo d'oro. Vestivo super griffato, giravo fidanzate miliardarie, macchine con gli autisti, anche aerei privati. Ma poi la cosa più bella della mia vita è stato incontrare il Signore. Cosa è successo in maniera particolare? Come è successo? È successo che nonostante io avessi tutto, avevo un vuoto, e questo vuoto cercavo di colmarlo appunto con la droga. Ero dipendente da cocaina, eroina e da tutto, col sesso, trasgressioni, eccetera. Poi, e quindi cercavo il Signore come gli avevano un po' insegnato con la religione cattolica, che era la base di quello che poi conoscevo, e pregando. Ma questo era già un cammino verso Dio. Ad un certo punto il Signore mi ha detto: vuoi vedere il progetto meraviglioso che io ho per te? Puoi vedere quello per cui io ti ho creato, la cosa meravigliosa che ho fatto in te, per te, perché ti ho creato così? Gli ho detto sì, allora separati da tutto quello che non sono io. E allora io ho fatto una scelta forte, radicale, meravigliosa, la scelta più bella della mia vita. Ho detto basta, mandai un comunicato stampa a tutti i locali, considerate che in quel momento era la mia unica professione ed era anche l'unica fonte di entrata per gestire poi una famiglia che avevo già, mia moglie con due figlie più una bambina piccola. Ma ho detto basta, io stop a tutto quello che non è Dio, mi sono separato. Purtroppo lo dico, la notte, il divertimento, non sono Dio. Anche se uno è fortificato, c'è sempre quell'altro che cerca di infastidirti. E Dio si è manifestato così, ha potuto veramente farmi vedere la sua gloria, la sua bellezza. La mia vita è diventata meravigliosa e mi ha dato non poco, ma mi ha dato mille volte di più di quello che avevo prima. Una famiglia meravigliosa, un lavoro che mi piace, una soddisfazione, e soprattutto lavorare per Dio, aiutare delle persone, far conoscere il suo amore e anche materialmente aiutare. È bellissimo. A me non sembra di essere una testimonianza così forte, ma lo sono, perché trascinavo persone al male. Oggi con questo video vorrei trascinare tutti al bene e all'amore di Dio. Grazie, Corrado.
Matteo Sorbellini, potete trovare le sue testimonianze, i suoi video della vecchia vita su YouTube, il frontmaker di tante discoteche, quindi dobbiamo semplicemente ringraziare Dio per come lui ancora oggi riesce a cambiare, a trasformare le vite di tante persone. Oggi Matteo è un uomo felicemente sposato, con sua moglie, con dei figli, e si è trasferito a Lecce, ha un negozio bellissimo di abbigliamento proprio al centro della città di Lecce, ed sta godendo la benedizione di Dio e sta aiutando veramente tante persone, non solo a livello spirituale ma anche a livello pratico. Una persona che dà veramente tanto alle persone che sono in difficoltà, quindi vogliamo oggi ringraziare Dio per la sua benedizione ancora una volta. Matteo, un saluto. Saluto a tutti, e con il cuore vorrei che questo video lo vedano tutti quei ragazzi che mi seguivano nel locale, quelle migliaia di persone che inneggiavano il mio nome, ascoltavano i miei CD e urlavano davanti a me. Il messaggio che vi voglio lasciare è: aprite il vostro cuore a Dio, date la vostra mano, la vostra vita nelle mani di Dio, perché tutto il bello della vostra vita deve ancora venire, lo scoprirete soltanto con il Signore. Riva Bella, un bacione a tutti quanti. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti da Riva Bella.